we rolling, brother? Sì. Ok, ragazzi, bentornati al canale, come sempre, Giù di Muscoli a Vita. Scusate la mia faccia, ma fa un caldo a Barcellona, stavamo stesi sul letto io e Sammy. Veramente morti, fa un caldo allucinante. Comunque, Sammy ha scelto delle... Yeah. Comunque, Sammy ha scelto alcune domande sull'ultimo post che ho fatto su Instagram, in cui ho detto che volevo fare un Q&A personale e di fitness, e ovviamente alcuni di voi hanno commentato. Penso che abbiamo ricevuto più di 100 commenti, che è veramente ottimo. Mi raccomando, se volete partecipare a questi Q&A, andatemi a seguirmi su Instagram, perché più o meno ogni 2-3 settimane penso di fare un Q&A ed è lì che lo annuncio. Quindi se volete fare le vostre domande su Instagram, sugli ultimi post, è sempre perfetto. Detto questo, Sammy ha scelto alcune domande, mi sa che sono per la maggior parte personali. Io non le ho viste, le ho lasciate scegliere a Sammy, me ne ha detto alcune, ho detto sì, certo, vai pure. Quindi iniziamo con la prima domanda. Oh, dai, e quindi la prima è da Giuseppe Rossi 1 2 3 4 5 6 7, e dice: quali sono i benefici del carb cycling, quali i pro e i contro? Allora, il carb cycling, per chi non lo sapesse, vuol dire semplicemente ciclizzare i carboidrati, ovvero variare il livello di carboidrati nell'arco della settimana. Quindi fate alcuni giorni più alti in carboidrati, altri magari medi, altri magari bassi. Ci sono ovviamente diversi tipi di carb cycling, ma questa è la regola generale del carb cycling, vuol dire che ciclizzate i carboidrati. Che cosa fa in termini di composizione corporea? Porta dei benefici. In realtà, in termini di composizione corporea, a parità di calorie e di proteine, è uguale ad una dieta che rimane costante con i carboidrati durante la settimana. Quindi se tu prendi le calorie totali e i carboidrati totali della settimana, non importa se fate un livello neutro e uguale ogni singolo giorno i carboidrati, oppure se fate appunto una carb cycling. Però, detto questo, a chi è che potrebbe convenire fare una carb cycling? In due occasioni. Primo, state in definizione da veramente tanto tempo, magari gli allenamenti non vanno tanto bene e volete avere più carboidrati nelle giornate di allenamento, allora potreste aumentare i carboidrati nelle giornate di allenamento e ridurli nelle giornate di riposo. Seconda cosa, magari in Italia molti di noi andiamo dai nonni di domenica, quindi vogliamo mangiare più carboidrati di domenica, la pasta, i risotti, eccetera, eccetera, la pizza, oppure alcuni di noi escono il sabato, quindi potrebbe convenire fare low carb durante la settimana e fare high carb durante il weekend, ma queste sono le uniche occasioni. Se no, per la maggior parte di noi è solamente una complicazione pensare a oggi high carb, low carb, no? Quindi, risposta breve, effetto sul fisico, sulla composizione corporea, pochissimo, quasi niente confronto a una dieta normale, ma psicologicamente, oppure se combacia con il vostro stile di vita, va bene. Dai, la domanda è da Tom Zo de Svins, che dice: perché la monofrequenza è così diffusa? La monofrequenza è diffusa perché è la scelta principale di programmazione per i bodybuilder esperti e spesso dopati. Per quale motivo? Perché quando fanno uso di sostanze dopanti, la sintesi proteica aumenta di livelli in modo esponenziale e rimane rialzata per tutta la settimana. Per un lifter naturale invece la sintesi proteica aumenta solamente dopo una sessione. Quindi, dato che all'inizio l'industria fitness era composta maggiormente di questi bodybuilding esperti e nessuno sapeva che facessero uso degli steroidi, allora lì tutte le masse, i personal trainer un po' antichi, queste cose qua, hanno iniziato a dire: ok, la monofrequenza proprio come si allenano i bodybuilder. Però sempre più ricerca sta dimostrando che la multifrequenza è migliore per un lifter naturale, proprio per questo motivo, perché la sintesi proteica è alzata solo per 24-36 ore dopo un allenamento. Quindi non ha molto senso fare, che ne so, colpire il petto una volta a settimana, perché colpisci il petto, cioè i livelli di sintesi proteica aumentano per 1-2 giorni e poi praticamente perdi 5 giorni di progressi, quindi non ha senso. Spero che risponda alla domanda. Terza domanda è da Lorenzo Giannotta, che dice: hai mai pensato grande Lore, hai mai pensato che un giorno la tua passione potrebbe diventare il tuo lavoro e sarai costretto a dover trascurare e abbandonare gli studi? Bella domanda. Vai, sì. Sammy, sicuro che stai filmando me? Sammy sta leggendo, io vedo la telecamera che si sposta. Sì. Allora, ottima domanda. Come sapete già, questa cosa sui social, soprattutto YouTube, prende un sacco di tempo, proprio in termini di ore che ci devo mettere dentro. È una mia passione, amo aiutare la gente, però ovviamente piano piano, quando vado avanti, sono un ingegnere, comunque studio ingegneria, sto facendo il master all'università in questo momento e poi l'anno prossimo in teoria dovrò iniziare a lavorare. Quindi ovviamente se tu hai queste due grosse cose un po' che si contrastano, è difficile. Se non riesci a riporre tutte le energie in una delle due cose, non so se puoi andare al meglio in entrambe le cose. Quindi assolutamente non lo so, in questo momento anche YouTube, questa cosa di Muscoli a Vita mi piace tantissimo, mi lascia un po' di creatività che non ho con l'ingegneria, però in questo momento non mi supporta la vita, quindi ovviamente devo fare le scelte come tutti noi, alla fine dobbiamo arrivare a fine mese e pagarci le bollette, quindi mi piace tantissimo, vorrei che questo potesse diventare di più, ma fin quando non ci arriva io continuo a fare l'ingegnere.
Spero risponda alla domanda. Dai, prossima domanda è da Sassa Liberte 97, che dice: quando pensate che vi fermerete con la palestra? Io mai. Sammy ha già smesso ieri, no? Sì. Non lo so, cioè, penso che continuerò a meno che non avrò degli infortuni, ma se lo fai bene anche a lungo termine non ci dovrebbero essere problemi per la salute. Io mi sento proprio meglio fisicamente e mentalmente, quindi non riesco a vedere un momento in cui non andrò in palestra o non farò sport comunque. Ovviamente magari arriverò a un periodo in cui dico: ok, sono contento della mia forma fisica, non mi sforzo così tanto e andrò 3 volte a settimana in palestra. Adesso sto ancora in quella fase che voglio costruire, amo andare in palestra, amo come mi sento dopo col pump, eh? Non lo so, 40-50 anni? Qualcosa così. Allora, la prossima domanda è da Cri99, che dice: com'è possibile che in definizione si può anche crescere di massa magra? Ottima domanda. Allora, per costruire la massa magra o comunque mantenere la massa magra è l'allenamento. La dieta va a supportare il tuo obiettivo, quindi se stai in surplus calorico è più facile che metti su più massa muscolare rispetto a se stai in deficit calorico. Però ripetute ricerche scientifiche dopo ricerche scientifiche dimostrano anche a tutti i livelli che anche se stai in un deficit calorico puoi comunque mettere su la massa muscolare, soprattutto se i tuoi sforzi in palestra aumentano, quindi inizi a fare più volume, cambi programma di allenamento, fai delle cose che non facevi prima, applichi il sovraccarico progressivo. Se tu riesci a fare questo, il deficit è abbastanza limitato, il tuo corpo riesce comunque favorevolmente a crescere almeno di un pochino la massa muscolare. Ovviamente non sarà ottimizzato, non sarà ottimale, quindi non farai progressi assurdi, ma è possibile. Ricerca dopo ricerca lo dimostra. Sembra una cosa assurda, io pensavo non fosse assolutamente possibile, ma se vi andate a sfogliare la ricerca scientifica, in realtà anche tra atleti professionisti, lifter, avanzati, principianti, è possibile, è possibile. Non succede spesso, ma è possibile. Perfetto, la prossima domanda è da Matteo Migliavacca. Ciao Matteo. Bella Matteo, che dice: quali sono i libri o i siti migliori per informarsi e studiare nell'ambito del fitness? Ti direi che se vuoi imparare tutto sull'allenamento ti consiglierei quello di Dr. Brad Schoenfeld, si chiama Mechanisms of Muscle Hypertrophy, è un articolo e penso che abbia anche scritto un libro. Quindi io più che libri in sé andrei sulle persone, soprattutto sui ricercatori accademici di questo sport, di questa disciplina, Dr. Eric Helms, Brad Schoenfeld, e se no comunque ragazzi su YouTube, su Google ormai è un database, è come se fosse una libreria enorme, potete trovare di tutto. La cosa importante è ascoltare fonti che hanno una reputazione a livello internazionale e che sono attendibili, per questo dico Eric Helms e Brad Schoenfeld, quelli sono due nomi che la butto là. Ultima cosa, io pensavo di fare un libro mettendo insieme tutta la ricerca scientifica che è appena uscita, comunque è uscita di recente, fatemi sapere se sareste interessati, penso di scriverlo, vorrei iniziare a scrivere adesso in realtà, perché penso che ho veramente trovato un sacco di nuova ricerca, vorrei mettere tutto insieme così che anche voi potete magari lo acquistate e lo leggete, magari imparate qualcosa. Perfetto. Fatemi sapere se lo volete, perché altrimenti non importa. La prossima domanda è da Chris Malve 00, che dice: ciao raga, qual è il viaggio che più in assoluto vorreste fare, dove soprattutto con chi? Bella ragazza, siete migliori. Bellissima domanda, con chi? Ovviamente non con Sammy, perché Sammy... Sì, se mi sono rotto il cazzo. Da 25 giorni ho una scherza. E, il viaggio più bello che vorrei fare, probabilmente il viaggio intorno al mondo. Mi piacerebbe veramente se riuscissi a prendermi un anno sabbatico e magari fare un sacco di destinazioni che ho sempre voluto fare, ma diciamo che non ho avuto tempo. Mi piacerebbe andare in Asia, in America, in Sud America che non ci sono mai stato, in Africa, Russia. Vorrei fare un po' il giro del mondo, quello sarebbe il mio miglior viaggio. Te Sammy? A me sì, stessa cosa, vorrei fare il giro del mondo, sarebbe bello, ma più che altro non è che ci sta un posto in sé, ma più che altro più posti possibili sarebbe veramente bello, perché il mondo è così grande e ci sta così tanta gente che non conosciamo. Sì. Yeah. Dai, uscire dalla bolla. Sì. Prossima domanda è da Giorgio Ziboni, grandissimo. Bella zio. Che dice: hai mai pensato di fare un video in inglese, visto la tua ovvia padronanza della lingua, per amplificare il tuo range del pubblico? Penso che è una delle domande che mi viene posta più spesso, sia su YouTube nei commenti che in generale i miei amici. Alla fine tutti quelli all'università dicono: ma perché non fai video in inglese? Alla fine sai parlare bene l'inglese, perché non l'hai fatto? E è una domanda che mi viene perché ovviamente l'industria inglese è molto più grande, quindi il market e il pubblico potrebbe essere molto più grande. Allo stesso tempo c'è tanta più competizione e quando ho iniziato ho semplicemente pensato: dov'è che posso veramente fare una differenza? Chi posso aiutare meglio? Dov'è che penso che ancora non ci sia la verità
sulla dieta e sull'allenamento. E io ho detto, in Italia, ragazzi, la maggior parte delle persone vanno in palestra, si allenano male, pensano nei miti di broscienza, non sanno la verità scientifica. E io quindi ho detto, sai cosa, io vengo in Italia perché voglio aiutare i ragazzi italiani, i giovani, voglio motivarvi a tutti voi, voglio farvi vedere che con la scienza potete veramente vedere quei risultati che magari con la broscienza non vedete. Da quando ho iniziato a farlo, anche in Italia altri canali di fitness hanno iniziato, ah, Pluto qua, ricerca scientifica della A, che ovviamente è una cosa che dico, ok, chiaramente voi sapete di chi sto parlando, che ci sta altra gente che lo fa, ma alla fine mi fa felice, perché la cosa che voglio fare io è divulgare informazione corretta per evitare che tutti noi perdiamo degli anni della nostra vita. Giusto. Però magari in futuro magari faremo dei video in inglese, fatemi sapere anche quello nei commenti. Dai. Prossima domanda è da Pietro Cennotte, che dice: darai mai l'opportunità a un tuo fan di fare un video con te? Certamente. Non capisco se fare un video con me vuol dire... cosa vuol dire fare un video con me? Apparire in un video? Sì, apparire, magari fare un workout. Ovvio, certo. Se fa? Sempre. Dobbiamo ritornare in Italia però. Torniamo in Italia, facciamo qualcosa in palestra, ma anche più in avanti dovete capire che tipo noi in questo momento stiamo lavorando tantissimo, quindi quello che non vi facciamo vedere sulla telecamera è quando stiamo stesi morti per terra. Però sicuramente se mi incontrate in palestra, cioè dappertutto, certo, e facciamo un allenamento insieme, se stiamo filmando lo filmiamo, assolutamente. E l'ultima domanda è da... Last question! Sik Bonyongju. Sik Bonyongju. Che dice: ti svegli a volte senza la voglia di allenarti, cosa fai quando succede? È sicuro succede. Succede, ma nemmeno così spesso. In passato succedeva, quindi adesso sto provando tipo a ricordarmi quando... Sì, mi succedeva ad esempio quando... stavo lavorando a Manchester e l'unico tempo in cui potevo andare in palestra erano le 5 di mattina e dovevo mettere la sveglia, quindi sì, alle 4.45, 5 di mattina, e ogni singolo giorno era veramente tosto svegliarsi. Alcuni giorni tipo, ma chi me lo fa fare, rimango a letto. Però dovete capire che se è come tutte le altre cose nella vita, io sempre lo ripetiamo sempre, se volete fare qualcosa al di fuori della media, volete un attimino sia migliorarvi a voi, ma anche non volete restare come tutti gli altri, non volete semplicemente essere mediocri, volete essere migliori, dovete fare delle cose che altre gente non fanno. Quindi se tu ti alzi la mattina e dici non mi va di andare in palestra stamattina e non ci vai, sei come il 99% della gente che quando, sapete no, che tipo fanno la loro risoluzione del primo gennaio, dicono quest'anno vado in palestra, poi tipo ci vanno tre volte in una settimana e poi smettono di andarci. Però quindi se smetti di andarci, se non ti fai, ti vengono tutte queste scuse, ah, oggi non mi va, non mi piglia la dieta, l'allenamento, cosa ti separa da tutti gli altri? Niente. Per questo quello che ti voglio ricordare, ricordati sempre la tua visione maggiore, il tuo obiettivo maggiore, e ogni singola azione, le micro actions, ciò che fai rapidamente in una giornata, devono supportare al massimo la tua visione, se no non ci arriverai mai. Quindi se ti sei messo e imposto l'obiettivo, devi raggiungerlo. Se tu ti sei detto mi alzo e vado in palestra ogni singolo giorno, lo devi fare, perché se non lo fai dimostra la realtà del tuo carattere. Secondo me non sei debole, e non è debole, è solo una cosa mentale. Applicati, mettici la mente, sei infallibile. Dai. Sammy magari tipo, non lo so, dimmi te. No vabbè, per me è uguale, cioè ci stanno ovvio dei giorni quando è difficile andare, ma comunque ragazzi, la palestra se diventa una cosa che fai nella vita, cioè non lo vedi come una cosa che devi per forza fare, ma è proprio una che diventa parte del tuo routine di ogni giorno, non la vedi più come una cosa che ti devi sforzare, ma abitudine è quella ora, due ore dove stai te e ti diverti alla fine. Hai detto una cosa molto intelligente, che in realtà la ricerca scientifica dimostra che praticamente tu inizi la tua giornata e c'hai un willpower che è finite, quindi c'hai una forza di volontà che però è limitata, e più vai avanti nella giornata, più fai delle cose che non vuoi fare e più stai svuotando la tua forza di volontà. Quindi l'unica cosa che non svuota la tua forza di volontà sono le cose che sono diventate abitudini. Ad esempio, ti devi lavare i denti la mattina e ti lavi i denti prima di andare a dormire. Molto probabilmente lo fate tutti voi e non ci pensate nemmeno, e non è una cosa che vi dovete sforzare per farlo. Perché? Perché è diventata una vostra abitudine. Appena la palestra, lo studio, lavorare per una certa impresa, appena diventa parte della vostra routine, un'abitudine, non svuota più la forza di volontà e lo farete tranquillamente. Quella è la verità. Senti, ma quanto fai su YouTube? Questa era la domanda tua? Sì, questa era la domanda mia. La verità, raga. La verità, meglio voi di te. Cioè io lo so. No, la verità è che non facciamo veramente niente spiccioli. Sicuramente non facciamo abbastanza per essere indipendenti su YouTube. Non adesso, magari tra un paio d'anni. Ma adesso sembra che sì. No, sì, raga, fatevi voi i calcoli. Sì. Un CPM, quindi cost per...
1000 persone che guardano il video è sui 2 euro. Potete fare voi i calcoli. Quindi vedete un attimo quante visualizzazioni più o meno magari, facendo, capite, ecco, un attimo. Sono 2 euro per 1000 persone, o di meno, che... o di meno, sì. Perché quello è il gross revenue. Poi il 60% del gross revenue va a YouTube, quindi noi prendiamo il 40%. E in più io e Sammy usiamo le canzoni che ci richiedete tanto, sono tutte copyrightate, quindi non facciamo nessun soldo. Non tutte, ma tipo quelle popolari. Gli ultimi 15 video. Sì. Gli ultimi 15 video non abbiamo monetizzato niente. Sì. Che sono quindi veramente spiccioli, pochi. Questa è la verità di YouTube alla fine. Yes. Non puoi vivere solo con questo. Certo. Almeno non al nostro livello. Non adesso. Esatto. In futuro sì. Vi voglio ringraziare a tutti del supporto. Io spero che sono focalizzate ste clip. Sì. non vediamo. E niente, vi ringrazio di tutti di cuore del supporto. Spero vi sia piaciuto questo Q&A. Mi raccomando, lasciateci un like, un commento, iscrivetevi. Ci vediamo domani. Ciao.